Direi di partire. Oggi voglio presentare la break of structure, che è una strategia che si basa sulla rottura di determinate strutture, quindi dei minimi o dei massimi precedenti. Infatti, come possiamo vedere nell'immagine, ho evidenziato quella che è una break of structure. In questo caso abbiamo rotto al rialzo quello che è il massimo precedente. Quindi qua abbiamo una rottura e il prezzo ha continuato. Questo tipo di rottura qua ci dà conferma di un trend rialzista. Rottura del massimo precedente, ritracciamento e anche qui un'altra rottura e così via. Quindi qua ne ho segnato solamente una. La seconda, diciamo, definizione è il change of character, quella situazione in cui anziché avere una conferma del trend al rialzo, abbiamo invece, in questo caso al rialzo, poi ovviamente vedremo anche il caso di ribasso, abbiamo un massimo inferiore al massimo precedente. Quindi questo ci dà conferma che il prezzo ha perso forza e quindi addirittura va a rompere quello che erano i minimi crescenti. Quindi qua abbiamo minimi crescenti sostanzialmente. Rompendo questa struttura qua, questo minimo, ci dà un segnale di inversione di trend e quindi di inizio di una tendenza ribassista in questo caso. Abbiamo quindi l'ulteriore conferma, è proprio questo massimo inferiore al precedente. Questo è importante perché poi vedremo che utilizzeremo questo come segnale di entrata, quindi oggi vedremo una vera e propria strategia operativa. Qui ho l'esempio proprio sul grafico, abbiamo la break of structure, qua ne abbiamo un'altra, qua un'altra ancora, non le ho segnate tutte. Qui invece abbiamo il change of character, quindi in questo caso qua cosa vediamo? Minimi crescenti, questo è stato l'ultimo minimo crescente, dopodiché questo minimo è stato rotto al ribasso, dopodiché abbiamo una ripresa del prezzo e poi la continuazione short. Quindi ciò che noi andiamo a controllare è innanzitutto che abbiamo in questo caso l'inversione del trend da rialzista a ribassista, però questo vale anche al contrario, quindi da ribassista a rialzista. Quindi un massimo inferiore al precedente sta a indicare che il prezzo ha perso forza e già qua abbiamo già un primo segnale. Il vero e proprio segnale però lo abbiamo nel momento in cui andiamo a rompere questo supporto, ulteriore conferma di questo ribasso. Perché se noi qua tracciassimo una trend line, le volte in cui rimbalza sulla trend line sarebbero 1, 2, 3, 4, se vogliamo contare pure questa, 5. Le volte in cui la trend line viene rotta è una solo, cioè sarebbe stata solo questa, no? Quindi ci fossimo limitate alla trend line, probabilmente qui avremmo preso qualche stop loss. Quindi noi quando, diciamo, andiamo a tradare, andiamo a prendere posizioni su cambio di trend, vogliamo una conferma maggiore. La conferma maggiore è data proprio dalla rottura di questo supporto qua. Però ovviamente noi non entreremo semplicemente a questo livello qua, perché come vediamo poi il prezzo ritorna su. Quindi è importante individuare quelle che sono le aree di liquidità. Per aree di liquidità intendiamo queste zone da cui il prezzo è partito con forza verso una determinata direzione. Vedremo adesso come nello specifico si individuano. In questo caso qua i punti principali erano questi tre. Sono punti da cui il prezzo in questo caso è partito con una certa forza al ribasso e anche con una certa volatilità. Per volatilità intendo che il corpo delle candele, in questo caso il corpo di questa candela qua ribassista è maggiore rispetto al corpo di queste candele rialziste che vediamo prima, no? E inoltre ne abbiamo due di seguito, quindi questo ci sta a indicare un incremento di volatilità. Quindi vediamo che il prezzo accelera, anche qui ne abbiamo un'altra, questa diciamo meno significativa, questa invece ce ne sono altre due, quindi a conferma che probabilmente su questi livelli qua si stanno accumulando ordini ribassisti, quindi ordini degli short seller sostanzialmente, no? Come riconoscere? Beh, generalmente questo tipo di candele sono caratterizzato da engulfing, che è una tipologia di pattern, quindi abbiamo in questo caso abbiamo un engulfing bearish,
ovvero abbiamo il corpo della candela precedente che viene completamente assorbito dalla nuova candela ribassista. Al contrario sarebbe invece l'engulfing bullish, quindi al rialzo. Dopodiché, una volta che abbiamo individuato quelle che sono le nostre aree di interesse, quindi che sono queste qui, come ho scritto qui, generalmente il prezzo si rimangia a quanto fatto prima del change of character. Infatti, se noi vediamo questa discesa, si è rimangiata completamente questa salita che aveva fatto il prezzo. Questo perché il mercato si muove con una certa ciclicità. Quindi quello che noi facciamo è andarci a prendere questa situazione qui, quindi questa fase di ribasso. Come facciamo ad entrare in questo punto? Semplicemente una volta che abbiamo visto la rottura, quindi il change of character, e una volta che il prezzo, quindi ha rotto al ribasso, quello che noi dovremmo fare è aspettare quello che è un ritracciamento su questa zona qua, perché abbiamo visto essere la zona liquida, quindi da cui gli impulsi sono partiti. Qua, diciamo, per questo tipo di operatività possono usare i limit order, anche se io sono più per stare a mercato davanti al grafico e vedere che cosa effettivamente succede, perché ovviamente ci possono essere fasi in cui aumenta la volatilità e poi subito dopo viene riassorbita. Infatti, come conferma, è sempre meglio vedere la chiusura delle candele. Ovviamente lo stop loss noi lo andremo a impostare, in questo caso andiamo a prendere una fetta ribassista, lo andiamo a impostare al di sopra di quello che è il livello di liquidità, in quanto abbiamo detto che in questa zona abbiamo visto esserci effettivamente gli impulsi ribassisti. Mentre per quanto riguarda il take profit, generalmente, come avevo visto prima, questi impulsi qua si vanno a rimangiare quasi completamente, in questo caso la salita, quando invece avremo lo scenario speculare sarà la discesa. Quindi potremmo impostare un take profit che si trova alla fine del primo impulso. Invece, questione un po' più semplice, è impostare direttamente un rischio rendimento fisso. Quindi noi ci impostiamo per ogni trade, ok, rischio rendimento 1 a 5, ad esempio. Quindi cosa significa? Se impostiamo lo stop loss di 10 pips, imposteremo il livello di take profit a più 50 pips al punto di entrata, in modo tale che se sbagliamo 5 operazioni, una va in profitto, sostanzialmente significa che noi chiudiamo il mese, facendo sempre il caso in cui aprissimo solo 5 operazioni, significa che noi chiudiamo il mese in pari, sostanzialmente. Se invece di queste 5 operazioni almeno una va in profitto, significa che noi chiudiamo ovviamente il mese in positivo. Dopodiché, come possiamo valutare una migliore entrata? Possiamo scalare di time frame, quindi in questo caso da H4 passiamo a H1 e andiamo ad individuare il change of character all'interno del time frame inferiore. Ovviamente, mentre in questo caso qui magari ci saremmo andati a prendere la posizione a livelli più interessanti, aspettando questa ulteriore conferma andremo ad aprire l'operazione a qualche pips al di sotto, perché appunto aspetteremo che ci sia anche questa inversione all'interno del time frame inferiore. Quindi avremo un livello di stop loss che poi sarà più ampio, dato che andremo al di sopra comunque dell'area di liquidità, però avremo dalla nostra il fatto di avere una conferma in più. Infatti, non a caso, dopo un po' di insicurezza su questi livelli qua, una volta rotto, è partito il trend ribassista. Qui invece vediamo il caso speculare, ovvero al rialzo. Quindi, ricapitolando ciò che abbiamo detto, veniamo da un trend ribassista, abbiamo questa situazione qua in cui il prezzo prima rompe, anche se non di molto, questa resistenza, questo ci dà conferma del change of character, dopodiché vediamo il ritracciamento e subito l'impulso rialzista. Anche qui, come valutare i punti di entrata? Le zone più calde, mettiamole così, da dove il prezzo è partito, sono queste. Quindi abbiamo questa zona qua in cui abbiamo incremento di volatilità e anche qua abbiamo incremento di vola. Quindi queste sono le zone che io prendo in considerazione per valutare entrate long. Quali sono ulteriori conferme di questo scenario rialzista? Possiamo vedere che questo è un test a spalle, quindi prima spalla, testa, seconda spalla.
Questa la consideriamo la nostra neckline del testa a spalle. Cosa succede generalmente al testa a spalle? Che se noi prendiamo, diciamo, il target che uno si impone è se noi prendiamo l'altezza dalla neckline alla testa, dopo il ritracciamento sulla neckline, il nostro target sarà aprire l'operazione qua e mettere il target a una distanza uguale a quella che abbiamo tra la neckline e la testa. Questo è il testa a spalle. Quindi questo ci darebbe un'ulteriore conferma. Un'altra conferma ancora è Fibonacci, quindi da questo livello a questo livello, e probabilmente ad occhio questo sarà un 0,4-0,5 Fibonacci. Quindi questo sarebbe un'altra conferma di un'eventuale operazione long. Ricapitolando, abbiamo detto ciò che noi aspettiamo è questo segnale. Quindi una volta che noi abbiamo il change of character, quindi rottura del minimo, il nuovo massimo inferiore al precedente, ciò che aspettiamo poi è un ritracciamento sulla zona di liquidità. Qui operazione e impostiamo i nostri livelli come abbiamo detto prima in pratica, no? Ovviamente questo tipo di strategia abbiamo un grafico in questo caso abbastanza lineare, nel senso che riusciamo a vedere chiaramente massimi e minimi crescenti, quindi non andiamo a tradare in questo caso congestioni, cioè ciò che noi vogliamo è qui una certa direzionalità, quindi prendiamo il trend in un certo modo, entriamo e ci prendiamo la nostra fetta. Quindi vogliamo una struttura chiara oppure abbiamo troppa volatilità, quindi se inizia a vedere troppi spike, un andamento un po' così, meglio lasciar stare quei tipi di grafici e concentrarsi su grafici un po' più puliti, specialmente all'inizio. E dopodiché non ci resta che fare backtesting, perché un conto è adesso dirlo e vederlo così, un conto è farlo. Come fare backtesting su TradingView? Per fare backtesting su TradingView sul daily, perché sul daily permette di fare backtesting, diciamo, gratuitamente, a meno che tu poi non abbia fatto un account premium, pigiare su replay, pigi su un determinato punto e lui ti permette di fare il replay di quanto avvenuto. Pigiamo su play, questo ci fa vedere andamento del grafico, e su questo tipo di movimenti tu puoi fare pratica. Questo è utile specialmente se stai testando una strategia, in modo tale da renderti conto quando perdi quanto perdi e quanto vinci quanto vinci, perché alla fine la questione è sempre quella. Si tratta di, come dire, non è tanto la strategia che tu applichi tanto la gestione del rischio e la gestione dei soldi. Quindi se sai che per ogni operazione rischi l'1% del tuo capitale, non ti fregherà niente se quell'operazione va in profitto o in perdita, perché sai che nel lungo periodo la tua strategia ti permette di uscire in profitto. Quindi già quello ti svincola dall'avere quel tipo di paranoie del vedere magari la metà trade nel rosso. Poi devi abituarti a fasi di drawdown. Quindi se tu apri un'operazione, non ti puoi aspettare subito che il prezzo vada dalla tua parte, ma ci sarà con buona probabilità prima una fase un po' di assestamento e poi cacci lo stop loss oppure vai in take profit. Quindi adesso vediamo se riusciamo a trovare una condizione come quella che abbiamo visto. Già in questo caso magari abbiamo questa situazione qua, qui siamo in trend ribassista. Qui è abbastanza chiaro quello che tu faresti magari, ok, trend line, rottura della trend line, ok, vado long. In questo caso qua avresti preso lo stop loss, no? Quello che noi invece facciamo, che ci dà una maggiore conferma, è appunto trovare innanzitutto una struttura. Quindi nel momento in cui iniziamo a vedere una struttura chiara. Questa in questo caso non è una struttura chiara, non abbiamo il classico, quindi vogliamo vedere una roba del genere, oppure una roba del genere a ribasso ovviamente. Quindi una struttura a rialzo, pulita o a ribasso. Qui iniziamo a vedere un primo accenno di struttura ribassista, magari adesso ci fa un'altra gamba, vediamo.
gioco iniziamo a vedere, ok, continua ancora, arrivo, ecco. Qua, quello che possiamo vedere su questo livello qua, magari, anche se non è pulitissimo, potremmo considerarla una prima zona, anche se una conferma migliore sarebbe quando vedi rotture di supporto e resistenze, quello che vogliamo vedere della rottura di un supporto e una resistenza affinché sia valida è che ci sia grande volatilità. Generalmente il prezzo cosa fa? Se questa è la, mettiamo, resistenza, supporto, generalmente il prezzo cosa fa? Vedi in questa fase qua incremento di volatilità, quindi ti vedi grandi candele enormi come questa qua che vedi adesso, verdi, no? Arrivano qua, magari rompono un po', e poi la candela successiva si affloscia, no? Ok, questa per me non è una rottura valida del, in questo caso, della resistenza. Quello che invece io voglio vedere è una situazione in cui il prezzo, una volta che arriva qua, sfora, ma sfora di parecchio. Cioè voglio vedere questo tipo di candele che rompe la resistenza. Quindi un esempio che potrei farti è questo. Io posso considerarla una rottura effettiva di questo supporto qui. Perché? Perché vediamo che incrementa la volatilità. Qua invece abbiamo fatto poco e niente. Tant'è vero che questa, se poi lo vediamo bene, è un change of character. Quindi rottura, ritracciamento da qua, eventuale short. Quindi questa la possiamo considerare una valida rottura. Però noi continuiamo di qua, così te lo facciamo vedere proprio da zero. Ecco, allora in questo caso qua, quello che abbiamo visto è rottura, ma neanche, ritorno su questi livelli e poi il prezzo è salito qui al di sopra. Allora, di regola, quello che avremmo dovuto fare è entrare in questi livelli vedendo se c'erano zone liquide, magari queste, oppure al massimo potevamo prendere come valida anche questa zona qua. Quindi una volta individuato questa zona di liquidità, posizione long, il take profit sarebbe stato, magari se fossimo entrati a questi livelli qua, take profit lo si andava a mettere qui oppure qui. Come anche si potevano aprire due operazioni con take profit differenti. Quindi questa sarebbe stata un'idea di operazione, sostanzialmente. E vediamo che il prezzo, effettivamente, poi di qua è partito. Vediamo se troviamo un'altra situazione. Ok, qua il prezzo sale di nuovo, quindi 1, 2, 3, altro massimo. Questa, anche qui, non è bellissimo come segnale, poi ovviamente col tempo imparerai a capire quando è un buon segnale e quando no. Quindi da avere questa situazione qua, rottura, questo qua sarebbe il nostro change of character, perché abbiamo non più minimi crescenti, ma abbiamo un primo minimo più basso rispetto al precedente. Quindi già questo ci inizia a far pensare. E quindi anche qui un massimo inferiore al precedente. Ci inizia a far pensare che potrebbe esserci qualche cambio di trend. Quello che quindi noi andiamo a fare è individuare eventualmente zone da cui il prezzo è partito short. Questa sarebbe una prima zona e questa sarebbe poi una seconda zona. Quindi in questa situazione qua cosa potremmo fare eventualmente? Vedere che cosa succede qua, oppure impostare pure qua pendenti, non pendenti, potrebbe essere o aprire una posizione conservativa qua, oppure aprire due, una qui e un'altra qui. Diciamo, questo va un po' a quanto rischio si vuole assumere, e questo dipende pure dal capitale, dalla gestione del rischio e dal money management, sostanzialmente. Quindi, oppure aprirle entrambe, purché appunto il rischio sia sempre limitato al 1-2% del conto per ogni operazione. In questo caso qua impostiamo l'ordine, attiviamo, vediamo cosa va, vediamo se ritorna.
Non so se l'avrebbe preso, però vediamo. Ok, qua l'ha preso, qua magari avrebbe preso pure l'altro, qua niente, stop loss e ce lo teniamo. Andiamo avanti. Quindi finora una vinta e una persa. Però la vinta aveva rischio di rendimento 1 a 5 rispetto all'una persa, che abbiamo perso 1 anziché 5 in pratica. Tipo questo. Potevamo considerarlo change of character. In questo caso qua abbiamo comunque un doppio massimo. Anche qui da questa situazione qua, quello che avremmo fatto è da dove è partito in posto di bassista. Quindi aspettiamo che il prezzo torni su questi livelli per eventualmente entrare short. Vediamo se ci ritorna. Neanche fa in tempo a ritornare, torna giù. La cosa che puoi fare per avere più conferme, sali di time frame, vedi in che situazione siamo. In questo momento vediamo che veniamo da questa fase qua, ribassista, qua c'è un'altra gamba ribassista, quindi è più probabile che meglio andare a trovare occasioni short. Quindi quello che puoi fare magari vedere sul daily in che trend siamo. Ok, siamo in trend ribassista. Scendo in H4. E faccio questo lavoro qua andandomi a trovare opportunità ribassiste, poi scendo in H1 per avere quell'ulteriore conferma che abbiamo visto prima, quindi il change of character su time frame inferiore. Fine il concetto, o sul daily o su H4 lo puoi applicare a qualsiasi time frame. Quindi abbiamo detto, prima cosa che facciamo è andiamo sul time frame, se vogliamo operare su H1 tipo partiamo da un time frame, andiamo sul daily, vediamo che è un trend rialzista, ok. Quello che farò è andare in H4 e cercare opportunità long, quindi change of character per entrare long. Scendo di time frame e valuto l'entrata migliore a un time frame inferiore. Comunque lo dollaro qua, secondo me, continuiamo a scendere. Per quanto riguarda le pattern delle candele, vai in indicatori su TradingView e vai in pattern candlestick, che qua ce l'hai tutti. E quindi magari ci metti engulfing bearish ed engulfing bullish, ti dà pure la spiegazione. Io faccio affidamento, sono le candele e basta, perché quelle ti dicono effettivamente come il prezzo si muove e dove potenzialmente potrebbe arrivare. In più, se ci aggiungi concetti di macro e microeconomia, che magari vedremo un po', quindi sapere che in certe dinamiche succedono determinate cose sui mercati, dicevo, quello a cui faccio io affidamento effettivamente è il prezzo, perché se vedi qua che aumenta la volatilità, il prezzo va verso una direzione, è quello che ti dà un vero e proprio segnale, cioè non è l'indicatore, anche perché gli indicatori vedono tutti al passato di per sé. Quindi una media mobile ti fa la media delle candele precedenti. Se questo è quanto. Allora ragazzi, ci aggiorniamo alla prossima live e occhio domani all'NFP, vedremo cosa succederà domani sui mercati.